Ragazzi, bentornati nel mio salotto per un video super particolare. Prima di tutto, raga, vi chiedo un mi piace per supportare questi video così particolari, perché oggi vi porto a Los Angeles ad ordinare una chitarra che al pubblico costerà più di 10.000 euro, e in tutto questo vi faccio vedere tutti i passaggi di ordinazione, cioè una roba veramente unica. Quindi vi chiedo un mi piace per supportare la tipologia di video e un commento dicendomi quali altre aziende devo portarvi sul canale, cioè da chi devo andare, cosa volete vedere, come si fanno i pedali, gli ampli, ditemelo voi sotto nei commenti. Questa roba che ho fatto al NAMM a Los Angeles lo scorso gennaio, e lo dico perché non era ancora momento Covid con questo problema che stiamo vivendo ora, quindi ci vedrete tutti ammassati, ma sottolineo che era gennaio, quindi non c'era il problema. Dicevo, tutto questo è stato reso possibile dall'importatore italiano che ha fatto degli ordini appunto di queste chitarre Custom Shop Martin di qualità altissima, e quindi vedremo insieme come si ordina una chitarra di questo tipo, che tipo di legni si possono scegliere, cioè ci sono i legni lì, e poi insomma raga, una roba bellissima secondo me. Ora vogliamo Los Angeles anche indietro nel tempo e vi faccio vedere tutto nei minimi particolari. Via! Amici, bentornati a Los Angeles. Dietro di me lo Stand Martin. Vi faccio fare un'esperienza pazzesca, cioè andiamo a costruire insieme delle custom shop Martin, cioè vuol dire scegliere i legni, scegliere la paletta, tutto insieme, matcharli, fighissimo, una cosa che non ho mai fatto prima. E wow, prima cosa da fare è andare al banchetto lì dietro e guardare quelli che sono i legni tra tutti quelli che sono proposti. Li si possono scegliere, li si possono poi matchare, mettere insieme per creare il fondo della chitarra, che poi è una delle parti più belle. Vi faccio vedere un esempio. Queste sono le custom shop già pronte. Ragazzi, che roba incredibile. Vi faccio vedere quello che scegliamo. Andremo a costruire una chitarra della serie OM, quindi la forma è questa. Top ovviamente in abete, vedrete dopo che però ci sono diverse opzioni, non so ancora quelle che andremo a scegliere, però ci sono diverse opzioni, e il punto è andare appunto a scegliere quello che è il legno che formerà, mamma mia che bello, quello che formerà il fondo e le fasce. Si sceglie e poi vedete che c'è un lato sinistro e un lato destro. Si scelgono singolarmente e poi vanno a costruire appunto tutto il fondo della chitarra. Però sono due tavole separate, questa a sinistra e questa a destra. E queste sono le tavole tra le quali andremo a scegliere appunto il fondo. Tra tutte queste qua ci sono tantissime essenze diverse, guardate che bella. Mamma mia, bellissimo. Vediamo come fare. Queste sono tutte le tavole tra cui poi appunto vai a scegliere quelle che vuoi, le matchi come vuoi e inizi a creare la chitarra. Punto zero. Ok, quello che vedete qua sono già le tavole che andranno a comporre il fondo dello strumento. Metà è già tracciato, lo vedete. Si vanno poi a matchare, si taglia e il fondo è fatto. Cioè, questo è, Matteo, zericote. Questo è zericote, mentre adesso vi facciamo vedere l'altro legno. Che bello che è questo. Questo è Macassar, mamma mia ragazzi che bello che è. Questo è incredibile. Questo è Macassar, che è della famiglia del Lebano, giusto? Ed è bellissimo, bellissimo. Cioè è incredibile toccarlo prima che diventi una chitarra. Questo è l'altro, sempre Macassar. Vedete che tra l'altro l'essenza è la stessa, però i disegni sono diversi, cioè non sono identiche. Ancora di più secondo me sullo Zericote si notava. Vedete, tra le tavole c'è una grossa differenza. Questo è il senso di andare a scegliere le tavole, perché diventano strumenti veramente unici e ti sei andato a scegliere il materiale primo di cui sono fatte. Guardate la diversità, stesso legno, stessa essenza, bellissimo. Questo è ovviamente il primo passo, ci sono tutta una serie di altre scelte che bisogna fare per completare appunto lo strumento, la tipologia di paletta, come messo il logo, quale logo usare, eccetera eccetera. Andiamo a vederle adesso insieme. Mi hanno detto che è tantissimo, anni che non arriva una custom shop Martin in Italia, in Macassar, per cui stiamo facendo una cosa particolare. Stiamo matchando tutto, però meglio così secondo me. Ok, questa chitarra verrà fatta in questo modo qua, e puoi ovviamente girare come vuoi. Ok, queste saranno due OM28 zericote. Qua matchiamo la seconda, già fatta, tutto marchiato. Più o meno ci si mette fino ad agosto, settembre per la produzione. Posso scegliere che tipo di logo voglio sulla paletta. La sensazione è stranissima, perché è creare una chitarra da zero. Sono tutti diversi, vi faccio vedere. Ok, per quanto mi riguarda, questo qua è già uno dei più belli, ma guardiamoli tutti insieme. Ognuno si rifà a un periodo diverso della storia Martin. Che bello questo con la rosa. Questo qua è molto classico, molto bello, molto molto bello. Ah, nel frattempo scegliamo anche l'oro. Ma che figata è?
Questo, mamma mia che bello questo. Questo qua, andiamo avanti veloci. Questo qua, no, questi non li vogliamo, questi sono troppo semplici. Mi piaceva questo qua, dimmi tu anche, seguendo poi l'idea che c'hai in testa. Ok, questo non possiamo usarlo perché è della, 40, della D45 questo qua. E noi stiamo facendo, questo è un OM28. Ok, giusto, è vero. Io direi proprio lui. Vai. Il senso è quello di rimanere coerenti con lo strumento. Non avrebbe senso in effetti un M28 con il logo della D45, che solitamente viene usato sulla D45. Quelle sono le schede tecniche su cui ci sono tutte le specifiche. È stata scelta intanto anche la paletta. E dicevamo, i dot sono questi qua. Bellissimi, super elegante secondo me. OM28 Zericote è fatta. Andiamo al Macassar. Ok, ok, abbiamo finito le Zericote. Si passa alle Macassar. Questo è stupendo, eh. Guardate che bella è. Adesso primo step, matchiamo tutto. A me sembra perfetta già così. Questo sarà per una 42. Ok, scelto. Scrive il nome di chi l'ha ordinata, un po' di altri dati e la base è pronto. C'è anche questa indicazione, serve a far capire che di qua va il manico. Ultima in Macassar, questa è una 28, una M28 di nuovo. Ok, vedete, matchato così, non funziona appieno perché si vede troppo questa parte in mezzo che non è precisa. Quando poi le giri di nuovo, guardate cosa succede, magico. Bellissimo, molto più pulito, molto più bello da vedere, molto più coerente poi le due parti che vanno a creare il fondo. Mamma mia che bello, è una figata, due Max tra l'altro, dietro tutte le Martin che vedete in Italia c'è questo signore qua. È una figata, in realtà non vedo l'ora che sia agosto, magari anche un pelino più avanti per poi vederle finite. Vedo poi di farmi avere sicuramente delle foto per metterle almeno su Instagram. L'ideale sarebbe andare direttamente da loro a provarla. Per quanto riguarda il top, dunque, su questa, aspettate che giro, vi faccio vedere. Ebano del Macassar, che è un legno molto più duro, molto più oleoso dello Zericote. Ci mettiamo il top in Engelmann, che è il top, avete Engelmann, che monta John Mayer nella sua signature, l'OMJM, molto più sweet, molto più amico della mano, che a differenza della Dironda, che va nelle chitarre con lo Zericote, che è molto più veloce, c'è un attacco più immediato e perdona di meno, l'Engelmann ha un suono più dolce, più ruffiano, più amico della mano e della performance. Ok. Incatenatura sempre comunque nelle OM X-Calo Forward Shift, il centro dell'incatenatura si avvicina alla buca, sotto c'è più spazio per far vibrare il top. La figata di tutto questo è che stiamo parlando con una delle persone che di più sa di Martin in Italia, perché le importa da una vita, e dall'altra parte c'è un liutaio Martin. Very nice to meet you. Travel safe. Ok, quello che si è appena fatto è stato ordinare qualcosa come decine di migliaia di euro di chitarre. Considerate che una serie 45, un OM45 al pubblico in America parte da $14.999. Più tutti gli optional che abbiamo aggiunto. Quindi sono chitarre veramente molto costose. Top assoluto della produzione Martin. Una bomba. Spero vi sia piaciuto il video. Se fosse così, mettete mi piace, commentate, fatemi sapere. Un abbraccio a tutti. Fine. Basta.